Ci troviamo oggi con la professoressa Cristina Castelli, docente di psicologia del ciclo di vita dell'Università Cattolica di Milano. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Il motivo di questa chiacchierata nasce dall'incontro, dal convegno che si terrà il 29 maggio qui alla Cattolica di Milano presso l'Aula Magna sul passaggio generazionale, intitolato significativamente Di padre in figlio. La prima domanda per la professoressa Castelli è d'obbligo. Quali possono essere, da un punto di vista psicologico, le problematiche tipiche dell'azienda di famiglia per lo sviluppo, il passaggio generazionale, in senso generale? Allora, io penso che bisogna considerare l'azienda di famiglia un po' come l'individuo, cioè le problematiche che può avere un'azienda di famiglia sono relative ai cambiamenti e agli sviluppi e quindi come l'individuo, anche l'organizzazione, deve affrontare questi compiti di sviluppo e questi problemi dovuti al cambiamento. Il cambiamento va affrontato, implica delle difficoltà perché ci sono dei mutamenti, delle prese di decisione, delle scelte e ogni scelta, siccome per scegliere bisogna prendere una strada e abbandonarne delle altre, il timore di abbandonare quella giusta, di intraprendere quella sbagliata, procura sempre delle ansie. Quindi in senso generale il problema del passaggio generazionale, il problema appunto del cambiamento in un'azienda, in generale nell'azienda di famiglia, poi con problemi un po' più specifici che possiamo anche affrontare, però è sempre legato a questo discorso dello sviluppo e del cambiamento e delle ansie che queste ripercuotono sui membri della famiglia. Certo, ecco, entriamo in un ambito, se vogliamo, un po' più strettamente psicologico. Trovo affascinante osservare queste dinamiche che lei ha illustrato di un'azienda, di un'organizzazione, che un po' rispecchiano le dinamiche che succedono all'interno di un individuo. Nel caso dell'azienda familiare, quando spesso ci sono gli attori in gioco, sono genitori e figli, si può dire qualcosa sul modo in cui le dinamiche di questi rapporti intervengono a livello delle dinamiche aziendali? Dunque, noi dobbiamo differenziare un po' le problematiche dell'imprenditore, del genitore, le problematiche del figlio e anche un po' le problematiche di tutta l'organizzazione, perché ogni persona fa parte di un insieme e tutto si relaziona, quindi le problematiche di uno si riflettono sull'altro e sul complesso. Allora, partendo dall'imprenditore, io penso che ci siano degli aspetti problematici dovuti un po' alla personalità, alla cultura d'appartenenza, alla cultura personale, alla cultura d'azienda e poi alle aspettative del contesto nel quale l'imprenditore è inserito. Allora, per quel che riguarda la personalità, ognuno di noi è unico e irripetibile con delle caratteristiche e quindi legato alla personalità ci può essere chi è più geloso, chi è del proprio prodotto, cioè di Certo. quanto è riuscito a realizzare e quindi la paura di lasciare quasi un figlio, no? Qualcosa che ha creato in mani di altri può anche così suscitare una vera ansia in questo lasciare Un e patrimonio. anche la paura di sentirsi sminuito perché naturalmente lasciando non si lascia solo l'azienda, ma si lascia anche il ruolo no? Di Certo. direzione, di proprietà Assolutamente. e quindi e questo è connesso anche con un discorso della vecchiaia e quindi Forse della altri timori. perdita di significato e poi dopo i timori Certo. no? Dell'essere vecchio, non contare più e poi anche della morte in un certo senso, no? Certo. E quindi tutti questi timori si
si collegano strettamente nel momento della presa di decisioni, che sono timori molto personali, però poi si riflettono nella decisione a chi lascio, cosa lascio, lascio tutto e parzialmente, insomma tutte le problematiche che poi nell'ambito del convegno verranno sviscerate anche in relazione a degli strumenti che possono aiutare l'imprenditore a superare questo momento un po' delicato. Chiaramente. Delle scelte. Poi abbiamo detto c'è anche il problema dell'erede. Allora l'erede può anche non essere capito dal genitore, no? C'è sempre il passaggio generazionale, prima dicevo, è un problema comune che poi ha delle ripercussioni anche nell'ambito dei passaggi generazionali riguardo all'azienda, però sempre nelle famiglie le aspettative dei figli non sempre rispondono alle aspettative dei genitori. Un genitore può aspettarsi dal figlio delle capacità, delle aspirazioni a proseguire in qualcosa che lui ha fatto, mentre il figlio può avere degli interessi, delle attitudini completamente diversi. E da qui delle liti, delle non comprensioni. Perdoni la semplicità, forse la banalità della domanda, ma qual è l'atteggiamento giusto, se si può delineare un atteggiamento di fondo, per affrontare queste cose, sia dal punto di vista dei padri che dal punto di vista dei figli? Ma lì credo che sia importante aiutare le persone a comunicare tra loro. La comunicazione. La comunicazione. Tante volte se sia genitori che figli sono chiusi in se stessi, elaborano dei pensieri, delle fantasie anche che disturbano e magari invece confrontati si trovano che i problemi sono gli stessi, che si possono condividere e assieme trovare una soluzione. Quindi il parlare è sempre molto importante. Cioè. La prossima domanda la prenderei direttamente da uno dei temi del convegno del 29 maggio ed è questa: prevenire le liti. È possibile? Sì, forse mi la domanda allaccio un po' a forse mi ha appena risposto. Si è detto, il convegno cerca di rispondere affermativamente mettendo a disposizione degli strumenti, cioè vedendo delle soluzioni strumenti. Tante volte le liti nascono per una contrapposizione muro a muro. Cui ognuno ha un'idea che difende strenuamente, si contrappone con l'idea dell'altro. Spostare l'attenzione su una soluzione esterna, su uno strumento tecnico come si è venuto a studiare, allora vuol dire spostare l'attenzione su come si può risolvere la lite. Quindi non c'è, io ho questa idea, tu hai questa, certo. Ognuno cerca di arroccarsi sulla propria opinione, ma tutte e due ci si sposta su qualcosa di esterno che diventa quasi una sorta di mediazione, no? Uno strumento quasi che fa da mediatore sul quale si può riflettere, magari concordare anche parzialmente. Chiuderei qui l'intervista e arrivederci al convegno del 29 maggio all'Aula Magna dell'Università Cattolica di Milano alle ore 14. Grazie molte. Grazie a lei. A presto.